Dell'importanza del passaggio di Andreatta in via 20 Settembre è testimonianza la ricca documentazione conservata negli archivi del Ministero, documentazione della quale abbiamo iniziato una ricognizione al fine di ricostruire, oltre all'opera di Andreatta, intere pagine della storia economica e civile del nostro Paese. Vorrei sottolineare un filo conduttore che unisce questo materiale. È l'arte di imprimere un nuovo corso alle cose senza ricorrere allo strumento legislativo. Ci sono purtroppo ben note sia la propensione a identificare l'azione di governo con l'elaborazione di proposte di legge, sia l'esiguità degli spazi di movimento che l'ipertrofia della legislazione primaria lascia al potere esecutivo. Due mali complementari in cui rischia di consumarsi una disgregazione di quello Stato unitario di cui ci prepariamo a celebrare il centocinquantenario. Ebbene, Andreatta, come nelle aule di Montecitorio e di Palazzo Madama fu un grande interprete della funzione parlamentare, così in queste stanze ebbe la pazienza, l'umiltà, la fantasia di interpretare il senso più alto del governare, cioè di essere colui che imprime un indirizzo politico all'amministrare, di essere ministro. Il prodotto forse più noto di quest'arte è il semplice scambio di lettere, febbraio-marzo 1981, che pose fine all'impegno della Banca d'Italia ad acquistare i buoni del tesoro rimasti invenduti alle aste, il cosiddetto divorzio. Un altro prodotto di quell'arte fu la tesoreria unica, l'obbligo per tutti gli enti pubblici di utilizzare per il proprio servizio di cassa i conti infruttiferi accesi presso la Banca d'Italia sui quali vengono versati i trasferimenti statali. Tanti altri furono i semi gettati e le tracce lasciate. Li ricordo con poche parole chiave. Liquidazione del Banco Ambrosiano, trasparenza delle banche, concorrenza e maggiore efficienza del sistema bancario, allentamento dei vincoli valutari, legge per i fondi di investimento mobiliare, contenimento del deficit, riduzione dell'effetto della spesa previdenziale sul bilancio dello Stato, disciplina del finanziamento degli enti locali, sostegno della partecipazione dell'Italia al sistema monetario europeo, emissioni di titoli della Repubblica in ECU, ristrutturazione industriale e credito alle imprese, cessazione delle politiche di intervento straordinario nel Mezzogiorno. Ma ora voglio solo ricordare le parole con cui Paolo Baffi mandò il giovane funzionario che ero allora a conoscere Andreatta all'Hôtel de la Ville nei primi anni 70. Quasi mi consegnò alle cure di un maestro di bottega. Innescò un colloquio che da allora non si è più interrotto. Mi disse Baffi, vada da lui, lo conosca, vedrà. Poi lo paragonò a Churchill, per corpulenza, personalità, possibile destino. Disse Baffi, Andreatta, un uomo di genio, ma ci vogliono tempi calamitosi perché un paese si rivolga a lui. Signori, quei tempi l'Italia, ostinandosi a non vedere, li vive oggi. E noi più che mai vorremmo che Andreatta fosse qui. Grazie.